bentornati. Visto il successo della renna, mi avete chiesto se si potevano fare altre forme, e in particolare se si poteva fare anche un cane da mettere sia in casa all'interno che anche all'esterno. Si può fare, basta che se volete metterlo all'esterno dovete mettere però le luci, quelle di solito che uso io, però ci sono anche in due versioni, quelle per interni e quelle per esterni. Quindi potete farlo, il cane, sia da mettere fuori sia da mettere dentro casa. Basta che cambiate la tipologia di luci, le luci sono sempre quelle, sono sempre tipo queste qua, solo che saranno più lunghe. Useremo una fila di luci da 100 LED, però la tipologia di luci sono sempre queste, le micro LED, si chiamano micro LED questi qua, e ci sono per esterni e per interni. Poi sul video precedente vi ho fatto vedere anche come eliminare il porta batterie, se volete farlo. Comunque, se volete metterlo per l'esterno, io vi consiglio di usare proprio le luci per esterno, che hanno il porta batterie a tenuta stagna, che è molto meglio. Se invece volete farlo interno, vi basteranno le solite queste qua, però per interni, che costano anche meno. Ok ragazzi, allora come solito per questo progetto andremo ad usare le nostre cannucce, che su un video precedente vi ho fatto vedere come creare le cannucce di carta con le riviste che ci mandano adesso, con la pubblicità dei vari supermercati. Andremo a creare le cannucce, che poi andremo a infilare il filo, il solito passaggio come abbiamo fatto per la renna, come abbiamo fatto per la slitta. Andatevi a vedere i soliti video, che è sempre quello il passaggio, e poi cominceremo a fare la nostra forma del nostro cane. Ok ragazzi, scaricatevi il PDF, che vi lascio sempre il link per il PDF, ve li stampate, questi qua sono 4 foglie, 4 foglie a 4, li stampiamo e li andiamo ad unire. Una volta uniti, ci vediamo. Quindi possiamo cominciare, ci prendiamo il nostro pezzo di filo, ne tagliamo un pezzettino lungo circa 50 centimetri, poi su un'estremità ci mettiamo il solito pezzettino di scotch in modo da non andare a rovinare le nostre cannucce, e a questo punto possiamo cominciare ad infilarle. Qua ne avremo sempre una parte più larga e una più stretta, quindi quando andate a infilare la prossima, visto che questa qua è la parte più stretta, noi andremo a infilare quella parte più larga in modo che si possano inserire una con l'altra in questo modo. Qua potete metterci, io di solito ci metto subito una goccia di colla a caldo, e così si fermano e non si muovono più, o se no ci metto anche un pezzettino di scotch in modo da far continuare a scivolare il filo fuori. Quindi qua andiamo a metterci lo scotch, così andremo ad unire le due cannucce e possiamo continuare a far uscire il filo dall'altra parte. Ok, adesso qua se volete potete metterne un'altra, altrimenti possiamo cominciare a fare la nostra forma, che è meglio cominciare, perché se no dopo 3 cannucce sono troppo lunghe, è meglio farne 2 alla volta. Quindi possiamo partire benissimo da qua, gli lasciamo il solito pezzettino fuori di filo, possiamo partire da qua, così poi quando ritorniamo indietro facciamo l'aggiunta su un pezzo dritto, che non abbiamo problemi così. Adesso qua procediamo come al solito, ci cominciamo a fermare il nostro filo sempre con il solito scotch, e man mano che diamo la piega cominciamo, lo fermiamo sempre
con un po' di scotch. Qua faremo subito la testa, l'orecchia la faremo poi con un altro pezzettino. Quindi andiamo subito a fare la testa. Così adesso qua andremo a fermare sempre con lo scotch. Quindi una volta arrivati a fine anche della seconda cannuccia, cominciamo a infilare anche la terza e come prima abbiamo fatto la parte più larga con quella più stretta e anche qua adesso andremo a dare un giro di scotch per fermare le due cannucce come al solito e possiamo continuare. Con la nostra forma facciamo questa gamba qua, questa le facciamo dopo. Adesso possiamo continuare. Questa qua la facciamo un po' più bassa così diventa pari di questa. Questo piede qua lo facciamo un po' più basso così. Anche qua adesso andremo a fermare con il nostro scotch e poi possiamo continuare. Ecco, siamo arrivati anche alla fine di questa cannuccia. Adesso come al solito inseriamo l'altra con filo di ferro nuovo. Qua andremo a inserire il fil di ferro dentro all'altra cannuccia in modo da unire i due fili. Questo con lo scotch lo possiamo togliere. Ecco, a questo punto qua io di solito gli do una goccia di colla a caldo perché avendo due fili di ferro è meglio che restino uniti tutti e due. Quindi diamo un po' di colla a caldo e uniamo il tutto. Ecco qua. E adesso possiamo continuare fino a quando arriviamo a congiungere l'altro con l'altro filo. Qua mettiamo il solito pezzo di scotch per fermare il nostro lavoro in modo da poter continuare tranquillamente. Arrivati a questo punto aggiungiamo la solita cannuccia e infiliamo un pezzo, l'altro pezzo di filo dentro l'altro se riusciamo, per dare più stabilità al nostro disegno. Quindi qua abbiamo la parte stretta, infiliamo la parte stretta, la parte più larga, andiamo ad unire. Qua andremo con lo scotch e poi qua andremo con la colla a caldo per unire i due fili di ferro.
Adesso qua misuriamo, vediamo il filo dov'è, è qua, quindi lo possiamo tagliare. Tagliamo anche la cannuccia qua adesso, dopo infiliamo l'altro pezzo. Ok, calcoliamo il pezzettino di cannuccia che andrà qua dentro, un po' da infilarlo dentro se possibile, quindi andiamo a tagliare. Qua le andremo ad unire. Adesso qua infiliamo il fil di ferro dentro, uno dalla parte e uno dall'altro, sulle nostre cannucce, e andremo a unire sempre con la nostra colla a caldo. Una volta collegati i pezzi, cominciamo a dare un po' la forma, un po' fatta bene. Possiamo sempre aggiustare adesso, prima di mettere i pezzi per le giunzioni e continuare con quei pezzettini qua. Adesso dobbiamo continuare a metterci l'orecchio e le due zampe, e poi cominciamo a mettere i pezzi per rinforzare il nostro disegno. Ecco, abbiamo fatto anche l'orecchio con un pezzettino, che poi andremo ad incollare con la colla a caldo. Qua adesso faremo i rimanenti due zampe, anche qua dopo le andremo a unire con la colla a caldo, e anche qua adesso prendiamo la forma, le facciamo tutti e due, e poi con la colla a caldo andremo a unirle. Bene, una volta attaccate anche le due zampe che mancavano e anche l'orecchio, adesso con i spezzoni che ci sono avanzati degli stecchini per i spiedini andremo a rinforzare le parti, come questa, la zampa, la qua andremo a rinforzare, andremo a mettere un rinforzo qua e poi andremo a mettere un altro rinforzo anche qua. E poi un altro rinforzo qua sulla coda, e magari andremo ad unire anche queste due parti qua, andremo ad unirle. Bene, abbiamo messo anche i punti di rinforzo, abbiamo messo qua anche qua, abbiamo messo qua sulla gamba e anche sull'altra gamba. Adesso non ci resta altro che staccare il nostro lavoro dal disegno e andare a rinforzare anche dietro con la colla a caldo. Bene, abbiamo rinforzato anche dietro. A questo punto siamo pronti per verniceremo di bianco, e poi una volta verniciato e asciugato possiamo cominciare ad avvolgere le nostre luci per esterno o per interno, dipende da come volete dove volete mettere dopo il vostro cagnolino, sia all'interno o all'esterno. Procediamo. Adesso se il vostro cane lo volete anche attaccare al muro, non ci saranno bisogno di supporti e di niente. Potete benissimo attaccare il muro così, mentre se lo volete mettere in piedi da qualche parte nella vostra camera o anche all'esterno nel giardino, se volete metterlo fuori, allora andremo a fare dei supporti in modo che il nostro cane resti in piedi. Quindi sempre con gli stecchini per i spiedini
andremo a fare dei semplici supporti. Praticamente metteremo uno stecchino di traverso così e altri due stecchini, uno di qua e un altro di qua, che si andranno a congiungere con quello che metteremo sotto. Ecco che il nostro cane rimarrà in piedi. Bene, una volta verniciato con vernice sempre acrilica, mi raccomando, il nostro cane adesso è pronto per l'inserimento delle luci, che adesso andremo ad avvolgere lungo tutta la sagoma del nostro cane. Io uso le solite luci, queste qua, micro LED. Queste qua sono da una fila da 100 LED e un diametro e una misura di 10 metri come lunghezza del filo, e ci sono 100 micro LED. Adesso cominciamo ad avvolgere tutto quanto la sagoma, non facciamola sui rinforzi, facciamo solo sulla sagoma del nostro cane. E poi qua ho fatto un video a parte, se volete eliminare il portabatterie e se volete mettere su la classica spina USB come abbiamo fatto anche per la Stella, vi ho fatto un video a parte per inserire la spina USB in modo da eliminare anche il portabatterie, che questo qua lo potete usare col classico caricabatterie del cellulare, ok, o con semplice power bank si può andare ad alimentare i nostri lavori che facciamo. Ok, quindi adesso andremo ad avvolgere tutte le luci sulla sagoma del cane e dopo andremo anche ad eliminare il portabatterie. Bene, abbiamo avvolto anche tutte le nostre luci. Adesso vedremo l'effetto che fa una volta accese. Qua abbiamo tolto anche il portabatterie, abbiamo messo l'USB, la spina USB, che andremo ad alimentare o con caricabatterie, quella per i cellulari, o con power bank. E questo è l'effetto che fa. Adesso, se vogliamo, possiamo anche aggiungere un altro filo. Magari andremo a mettere questo qua, che sarà di un colore diverso. E così lo potremmo mettere al tonno qua al collo e fare un filo in modo che simuli il guinzaglio. Volendo possiamo fare anche questa possibilità qua. Andremo a prendere questo filo qua, così avrà anche colore diverso. Andremo ad avvolgere un po' qua sul collo e poi con un pezzo di filo andremo a simulare il guinzaglio. Bene, adesso se prendiamo un altro pezzo di filo, quello che abbiamo usato per infilare dentro le cannucce, potremmo fare la stessa cosa, infilare anche qua le nostre cannucce e fare il guinzaglio. Quindi possiamo infilare 3-4 cannucce, una dentro l'altra, come abbiamo fatto per il corpo del cane, e andremo a simulare il nostro guinzaglio. Ecco, abbiamo fatto anche il guinzaglio sempre con le cannucce, ok. Qua ho fatto un cerchio, adesso andremo a mettere questa fila di luci, andremo a mettere qua, che sono di colore diverso, così simula il guinzaglio. Andremo a colorarlo sempre di bianco anche questo, come abbiamo fatto per il cane, e poi andremo a mettere le luci, queste qua diverse. Bene, abbiamo aggiunto anche il guinzaglio,
che questo l'abbiamo messo con il solito, la solita fila di luci, quella per le bottiglie, che qua possiamo accendere e spegnere in modo da simulare anche il guinzaglio. Quindi possiamo alimentare queste qua con un power bank o una presa USB, e queste le possiamo alimentare benissimo con le sue batterie per simulare il guinzaglio. Questo una volta all'esterno o all'interno sarà il nostro cane da giardino o da salotto. Il guinzaglio si può muovere, quindi lo possiamo anche far finta di prendere per mano il guinzaglio. Bene ragazzi, spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo tutorial. Grazie.